Punto di equilibrio, o quasi, nel girone H di Serie D. La disputa dei recuperi programmati per mercoledì 5 maggio ha reso la classifica pressoché priva di asterischi. Le uniche squadre ad averne uno sono Picerno e Puteolana. La sola gara mancante all'appello è determinante in chiave promozione e retrocessione. Capitolo primo posto, adesso è lampante. L'antagonista del Taranto nella lotta alla C si chiama Picerno, distante del rossoblu 7 lunghezze, ma potenzialmente a meno 4 in caso di vittoria nel recupero contro la Puteolana. Bagarre in zona playoff. Saranno 8 a contendersi 3 posti disponibili, 8 come i punti che racchiudono Casarano, Andria, Lavello, Bitonto, Nardò, Altamura, Molfetta e anche Cerignola. In zona salvezza il Fasano sembra avere una marcia in più rispetto alle altre. Arrancano invece Brindisi e Gravina, appaiate al momento in terz'ultima posizione. L'obiettivo delle due pugliesi, considerando ormai improbabile la salvezza diretta, è di giungere nel miglior modo possibile all'appuntamento con i playout.